amici, buonasera, benvenuti alla settima edizione del Mondo Futsal Day. Lo sapete, quando parliamo di calcio a 5 a livello provinciale non solo parliamo di Mondo Futsal attraverso il sito mondofutsal.net, attraverso la trasmissione che tutti avete seguito per l'ennesima annata, vi regaliamo ogni anno ampi approfondimenti su quelle che sono le attività delle varie società di calcio a 5 in provincia e non solo, lo ripetiamo. Ebbene, la premiazione inizia questa sera, nella settima edizione, ricordiamo, una premiazione che parte dai giudizi, dalle valutazioni, dalle preferenze espresse dai vari addetti ai lavori. Vi illustreremo naturalmente tutte le classifiche di rendimento e di valutazione che abbiamo fatto per ogni singola categoria. Salutiamo innanzitutto Roberto Martin, l'artefice di Mondo Futsal. Buonasera Roberto. Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati, siete numerosi e sono contento che avete partecipato a questa manifestazione. Grazie Roberto, allora iniziamo subito con le premiazioni, andiamo con un premio speciale, adesso ci consultiamo con la scaletta che abbiamo cambiato, andiamo subito con il premio speciale per una stagione che ha regalato delle soddisfazioni importanti, dalle quali la conquista storica della Final Eight di Coppa Italia e i playoff sfumati nelle ultime gare. Un grosso applauso per il Latina Calcio 5, ritira il premio Maurizio Landucci. Maurizio, una battuta su quest'annata che poteva finire meglio, diciamo. Sì, sicuramente poteva finire meglio, soprattutto per come era iniziata, come avete già detto, la conquista delle finalette di Coppa Italia. Non sono arrivati ai playoff per un punto, all'ultima giornata proprio contro Montesilvano. L'avevo persa, ci è andata male, diciamo, dai, per un punto. Ci rifaremo quest'anno, per quello che entra, speriamo andrà meglio. Grazie, un applauso ancora a Maurizio e a Latina Calcio a 5. Adesso passiamo, per quanto riguarda le premiazioni, ancora i premi speciali. Questo va al calcio a 5 femminile, una formazione che ha vinto la Coppa Provincia di Latina ai danni dell'Atletico Cervaro. Un grosso applauso al Eagles Aprilia calcio a 5 femminile. Ritira il premio l'allenatore Simone Racioppo. Simone, allora raccontaci questa bella soddisfazione. Ma una grande soddisfazione, le ragazze sono state fantastiche, hanno fatto un girone di ritorno impeccabile e finalmente abbiamo raggiunto questo traguardo storico che è la Serie C e quest'anno punteremo ancora più in alto. Come ti sei trovato ad allenare delle donne? Ma benissimo, anche se le ragazze hanno una mentalità completamente differente da quella del maschile, quindi è stato un po' difficile all'inizio, però mi sono trovato molto bene. Grazie a Simone Racioppo, un grosso applauso per lui e per le ragazze della Eagles Aprilia Calcio 5 Femminile. Proseguiamo con un altro premio speciale, sempre per il calcio 5 femminile, per l'eccellente stagione disputata e con un traguardo sfumato solo nel finale. Un grosso applauso all'Atletico Anzio Lavinio Calcio 5. Ritira il premio Mauro Fontemaggi. Mauro, una battuta su questo Atletico Anzio Lavinio che stava per tagliare un traguardo importante. Allora, innanzitutto grazie a Roberto Martin che ci dà sempre questa possibilità di parlare di questo sport, prima di tutto. Secondo voi, possibilità sfumata a 3 giornate dalla fine, Final Eight, arrivati alle Final Six, al di sopra di ogni aspettativa, tanti gol fatti, pochi subiti, come primo anno non potevamo chiedere di più. La soddisfazione ha dato la possibilità a 25 ragazze che non potevano giocare di conoscere questo sport perché per il 70% era il primo anno, per cui è stato un impegno quest'anno gravoso. Sono contento perché nonostante abbia dovuto smettere di giocare a calcetto io, soprattutto per il peso e per l'età, non ho sentito grossa mancanza perché comunque stando sempre in campo con loro mi hanno dato tanto anche a livello emotivo. Grazie a Mauro e grazie alle ragazze dell'Atletico Anzio Lavinio. Adesso riprendiamo con le categorie superiori, abbiamo premiato dunque il Latina Calcio a 5 e adesso andiamo a premiare il protagonista di una stagione da incorniciare. Ha conquistato con la sua società, il Real Rieti, la Winter Cup e il secondo posto della stagione regolare, squadra che poi è stata sconfitta nella finale scudetto dall'Asti.
Ora però per lui c'è una nuova avventura che si chiama Pescara, una ribalta prestigiosa dove andrà ad operare. Facciamo un grosso applauso a Cristiano Marteddu. Ecco Cristiano, il premio consegnato da Roberto Martin. Tante soddisfazioni in quel di Rieti, Cristiano. Eh sì, una bellissima annata, abbiamo fatto una bellissima annata, siamo dati delle bellissime soddisfazioni. E adesso Pescara. Adesso Pescara, andiamo ad affrontare un'altra stagione, speriamo che sia una bellissima stagione ricca di soddisfazioni. Domandaccia, ma ti rivedremo da queste parti? Io ci sto sempre da queste parti, io sono fratello di Roberto, quindi sto sempre da queste parti. Bene, grazie, un grosso applauso a Cristiano Marteddu. E proseguiamo con un premio speciale ad una società che ha vissuto una stagione in chiaroscuro, ma comunque ha conquistato la permanenza nella categoria nazionale, solo per questo merita tanti applausi. C'è stato il divorzio da Mister Rosigna, è arrivato per la panchina Carlo Cundari, si ricomincia comunque con tante certezze. Un applauso alla Virtus Fondi Calcio 5. Vediamo chi può ritirare per... C'è Luca Napolitano. Eccolo qui. Allora Luca, cosa diciamo di questa annata però di Virtus Fondi? Beh, sicuramente è stata un'annata abbastanza positiva, comunque alla fine non sono andate proprio male le cose e ci si augura che per il prossimo anno si arrivi ai playoff. Faremo vedere, un grosso in bocca al lupo, grazie ancora Luca. E proseguiamo adesso, dopo la Serie B, con la Serie C1, Girone B. Ha condotto la Ginnastica Studio Fondi a una stagione straordinaria, lottando alla pari con le corazzate Mirafin e Atletico Ferentino. Il premio speciale va al mister Michele Treglia, un applauso per lui. Ecco il mister che ci raggiunge. La consegna del meritatissimo premio. Caro mister, che dire, quali sono gli ingredienti per vivere una stagione del genere? Allora, innanzitutto tanto lavoro. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene e ci siamo tolti una grande soddisfazione che, come ha detto lei, è quella di combattere alla pari per tutto l'anno con le corazzate diciamo di Roma, che erano partite con il favore dei pronostici. Non siamo riusciti a vincere il campionato, però siamo andati oltre tutte le aspettative, è stato un grande orgoglio arrivare a questi risultati. E adesso si volta pagina. E adesso faremo la domanda di ripescaggio per la Serie B, perché penso che ce la siamo meritata sul campo. Se ci daranno la possibilità in federazione, cercheremo di fare anche in Serie B un grande campionato. Staremo a vedere, un grosso in bocca al lupo anche al mister Michele Treglia. Proseguiamo con la C2 Girone B, un altro premio speciale alla società che è inserita nel gruppo B, ha avuto un ottimo avvio, una flessione nella seconda parte di stagione, ha terminato comunque un onorevolissimo quinto posto in classifica. Un grosso applauso per la Vigor Cisterna, ritira il premio Torino Angeletti. Le foto di rito, che dire allora per la Vigor Cisterna? Un'ottima stagione, peccato per l'ultima fase, siamo un po' scesi e comunque è stata una bella esperienza, un girone di ferro, ne siamo giocata fino all'ultimo, pazienza per lo scivolone nelle ultime giornate. Sappiamo che è un po' prematuro, ma si inizia a pensare alla prossima stagione. Come no, certo, dopo 20 anni che non pensiamo. Abbiamo già qualcosa in mente? No, ancora tutto in alto mare, però ci siamo già pensati, stiamo lavorando. Sicuramente le fondamenta ci sono. Grazie, grazie alla Vigor Cisterna e a Tonino Angeletti. Adesso proseguiamo, Serie C2 Girone B. È il momento della vincitrice del gruppo B. Compatta fino alla fine, la formazione di Mister Collo ha avuto la meglio nel ras finale. In un girone equilibratissimo,
ha raccolto la bellezza di 59 punti in virtù di 19 vittorie, 2 pareggi e solo 5 sconfitti, con 101 reti realizzate e 58 subite. E allora il grosso applauso va alla vincitrice, la Visfondi. Ritira il premio Domenico Tollu. Ecco, Domenico Collo, al quale faccio subito una domanda riguardante appunto questa marcia trionfale. È stata un'annata difficile, molto, molto sacrificio, molto lavoro, però poi alla fine grazie ai ragazzi questo è il risultato. È un risultato di assoluto valore. Io invito Domenico Collo a restare perché adesso dobbiamo premiare il miglior allenatore del girone B, per la stagione della C2 ovviamente. Le preferenze dicono De Simoni 5 voti, Cardillo e De Vito 3, Giocondi 2 e poi c'è a 14 Domenico Collo. Un applauso ancora per lui, i colleghi l'hanno premiato. Io ringrazio tutti i colleghi, ripeto, è un premio che dà soddisfazione, magari mi invoglia a fare sempre meglio, però è un premio che vorrei dedicare in primis alla società perché mi ha dato questa opportunità di allenare un gruppo fantastico. Poi per me questi premi individuali sono comunque da condividere soprattutto con i ragazzi perché sono stati loro secondo me i protagonisti di questo campionato ed è giusto che il merito vada a loro. Questo è un riconoscimento personale, ma senza di loro non si può tenere. Il premio consegnato da Daniele Porcelli a Domenico Collo per la Visfondi, dedicato al miglior allenatore. E adesso, sempre per il girone B, al momento del miglior portiere. Allora, a quota 9 per le preferenze raccolte dal nostro portale, dalla nostra redazione, tra gli addetti ai lavori, a quota 9 c'è Tonini, a 4 Lopinto, a 1 Petronzio e Tesei, ma vince con 11 preferenze il portiere della Visfondi, Luca Napolitano. Lo ricordiamo qui. Adesso faremo una domanda specifica al portiere. Ecco la consegna del premio. Ti aspettavi un'annata simile, Luca? Personalmente no. Su tutto, proprio sulla vittoria del campionato, sul premio individuale, è stata un'annata proprio da incorniciare e è stato bellissimo. Poi la vittoria del campionato arrivata proprio al photo finish ha reso tutto ancora più bello. Grazie, grazie a Luca Napolitano. Proseguiamo, non sappiamo se ci ha raggiunti, comunque annunciamo comunque la valutazione conclusiva per il miglior giocatore del girone B della C2. Al photo finish è stata questa una vittoria con Sanchez e Di Martino a 6, Cristopoli a 5 e Ciuffa a 1, ma con 7 voti si è imposto per l'FC Cisterna Matteo Cucchi. Facciamogli un applauso anche se non c'è. Sì, a questo punto ritira mister Angeletti per Matteo Cucchi. Comunque un premio meritato, lo ricordiamo, 7 preferenze per lui. Grazie, grazie a mister Angeletti. Adesso richiamiamo qui un altro mister che già ci è venuto a trovare perché stiamo parlando del capocannoniere di questa categoria. Ha realizzato la bellezza di 61 reti per la DLF Formia, Marco Guastaferro. Ritira il premio Michele Triglia. Marco Guastaferro, una valanga di gol per lui, capocannoniere del girone B, ritirerà il premio Michele Triglia. Eccolo qui. Nuovo viaggio da queste parti per il mister, questa volta per consegnarlo al capocannoniere. Grazie, grazie al mister. E proseguiamo col girone B di C2, è il momento del giocatore di redazione. Qui richiamiamo ancora Luca Napolitano per ritirare il premio, ma l'applauso lo facciamo comunque al giocatore del DLF Formia Cioffi, premiato come giocatore rivelazione di questo campionato. Ormai sei un abitué, ti lasciamo qui. Quindi il giocatore rivelazione è Cioffi del DLF Formia. Adesso è il momento della serie di girone unico, una stagione da incorniciare per la squadra di mister Maracino, dominato
la stagione dal lato dei suoi 81 punti in virtù di 27 vittorie, 0 pareggi e solo 3 sconfitte con 171 reti fatte e 73 subite. Parliamo della Virtus Latina Scalo, il dirigente Tullio Fiaschetti. Eccolo qui Tullio, la consegna ad opera di Daniele Porcelli. E allora Tullio, come è iniziato tutto questo? Siete diventati un rullo compressore? Oh, vabbè, un rullo compressore, vabbè, diciamo che il campionato ha detto quello, è stato un campionato difficile, 30 partite non sono poche, soprattutto non sono poche se si è primi dalla seconda giornata, praticamente passava mai dentro da noi, più vincevamo, perché comunque le nostre avversarie, soprattutto Stella Sperlonga, non hanno mai mollato. Poi è arrivata la liberazione intorno a metà aprile, grazie a Dio ci siamo un po' rilassati, però non è stato facile come possa sembrare, perché comunque le squadre se la sono tutte giocate, è stato un campionato comunque bello, ma lungo e difficile. E adesso? E adesso stiamo in ferie. Quello è assodato, ma dopo le ferie? Vediamo quello che si può fare. Sicuramente l'obiettivo nostro, almeno il prossimo anno di partenza, sarà la salvezza. Perfetto, ancora un applauso a Tullio Fiaschetti della Virtus Latina Scalo. Proseguiamo, il buon Martin è lì pronto al mio fianco per andare a premiare il miglior allenatore della serie di girone unico. Ebbene, qui le valutazioni hanno riguardato mister Marracino con 6 preferenze, Rosati con 4, Covelli con 3 e Padula con 2, ma ha stravinto con 18 voti il mister della Cadena Sport Emiliano Antici. Un applauso a Emiliano. Eccolo qui Emiliano Antici, che dire, gli addetti ai lavori hanno premiato il suo lavoro. Sì, però come diceva prima Mr. Collu, questo è un premio individuale ma soprattutto un premio di gruppo, perché ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi meravigliosi quest'anno e siamo riusciti a fare un ottimo percorso. Non abbiamo fatto il massimo perché qualcosina in più lo potevamo fare, però lo faremo l'anno prossimo. Quindi ecco, mi hai anticipato, già stiamo pensando al futuro, insomma. Certamente, l'anno prossimo comunque tenteremo di tenere tutti quanti, anche perché essendo una squadra molto giovane, naturalmente dopo l'ottimo campionato che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso, parecchie società li stanno facendo sotto, giustamente, e speriamo comunque di tenere i ragazzi, perché comunque il nostro progetto a lunga durata sarà, secondo me, un ottimo progetto e sarà soprattutto vincente. Benissimo, un grosso applauso a Emiliano Antici. E proseguiamo con il miglior portiere della Serie D, giudicato sempre dai nostri addetti ai lavori. A quota 11 c'è Zappalà, a 8 Sabatino, a 3 Altobelli e a 1 Dorati. Lui l'ha spuntata con 12 voti ed è il numero 1 dell'Atletico Sperlonga, Giuseppe Rosato. Ecco Giuseppe Rosato, Sara Cinesca dell'Atletico Sperlonga va a ritirare il premio da Daniele Porcelli. Te l'aspettavi questo premio, Giuseppe? Assolutamente no, vorrei precisare il numero 12, tra l'altro. È stato un bel premio, ringrazio il difensore centrale che senza di lui sicuramente non avrei preso il miglior portiere, il presidente che mi ha dato fiducia e il preparatore dei portieri. E a te. Grazie da parte di tutto lo staff di Mondo Futsal. Proseguiamo col girone unico di Serie D, è il momento del miglior giocatore, vi dico la classifica partendo dal secondo posto. UVH e Seneca con 8 punti, Fagioni con 4, Parisella con 3, ma l'ha spuntata lui a quota 10 per la Polisportiva Stella, Christian François Pardo. Eccolo qui, grazie Christian. Allora, complimenti per questa bella affermazione. Grazie. Come nasce tutto questo? Nasce da un'annata bellissima, abbiamo fatto un campionato al di sopra di ogni aspettativa, vinto da meritatamente dalla Latina Scalo, però ecco, ringrazio i miei compagni perché senza di loro non avrei mai potuto vincere il premio individuale. Grazie a Christian François Pardo, la consegna del premio. E che dire, qui si premia molto il collettivo. È il momento del capocannoniere del girone unico di Serie D,
con la bellezza di 59 gol ha fatto la differenza per la Virtus Latina Scalo il bomber Mariano Iannella. Eccolo qui il capocannoniere, il suo meritato premio, le foto di rito che naturalmente proporremo poi sul nostro portale, sui nostri canali social. Mariano, che dire, te l'aspettavi questa valanga di reti? Beh, quest'anno non me l'aspettavo, però devo sempre ringraziare i compagni che mi hanno aiutato tanto tutti quanti a raggiungere questo obiettivo personale e poi niente, ringrazio la società e l'allenatore che mi hanno dato sempre fiducia tutta la stagione. È stato il momento in cui avete temuto di non farcela? Ci sono state un paio di partite combattutissime come lo Sperlonga, lo Stella, che diciamo abbiamo pensato di non farcela, ma poi alla fine il lavoro ripaga sempre. Adesso ti misurerai con una categoria superiore. Esatto, vediamo che succede. Grazie a Mariano, un applauso ancora per lui. E adesso è il momento del giocatore rivelazione della Serie D. È un giocatore dell'Accademia Sport, si tratta di Matteo Patanè. Ecco Matteo, giocatore rivelazione per la Serie di Girone Unico, per l'Accademia Sport, Matteo Patanè. Allora Matteo, raccontaci un po' questa stagione, in poche parole. Vabbè, è stata una stagione di alti e bassi, più bassi che alti da una parte, però un gran gruppo e soprattutto un grande mister che ci ha valorizzato a tutti e soprattutto una grande dirigenza che non è finita col lieto fine, però ci rifaremo per l'anno prossimo sicuramente. Benissimo, grazie a Matteo Patanè, giocatore di rivelazione di quest'annata. E continuiamo con la Serie di Girone Unico, è il momento della formazione vincitrice della Coppa Provincia di Latina. Vanno a ritirare il premio Luca Capuzzo e Alessandro Covelli. Un grosso applauso per loro e per la Polisportiva Stella, dove imposti in finale con l'Atletico Sperlonga. Quindi chiamiamo in causa entrambi. Polisportiva Stella, che dicevamo in campionato si è dovuta arrendere al predominio Latina Scalo, ma che poi si è riscattata alla grande, vero? È abbastanza, è stato un bel campionato, siamo arrivati a vincere questa coppa importante, naturalmente con tanti sacrifici, grazie ai ragazzi, come al solito sono loro che vanno in campo e noi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto durante l'anno e quindi è meritata con molta sofferenza e molti sacrifici, quindi ringrazio tutta la società, il presidente, Capuccio, eccetera eccetera. Però diciamo che anche alla luce delle ottime cose messe in mostra c'è un pizzico di rimpianto, di rammarico, perché magari si poteva fare quel passetto in più per contrastare proprio la Virtus Latina Scalo. Allora guardi, noi ce l'abbiamo messa tutta, ma il nostro obiettivo era quello di arrivare nei playoff e quindi già la vittoria della Coppa è stato un obiettivo al di sopra delle nostre aspettative e poi la Virtus Latina Scalo ci ha vinto con 11 punti di vantaggio, quindi era impossibile raggiungerla, sono dimostrati più forti e giusto che l'hanno vinto loro. E direi l'applauso va anche alla sportività dei nostri amici, salutiamo ancora un grosso applauso. Grazie, abbiamo terminato la consegna, quindi a questo punto direi che, come vuole il rituale di questa settima edizione, come voleva anche le precedenti sei, è il momento di chiamare in causa Roberto Martini anche per mettere in evidenza, diciamo, i meriti di questo staff che lavora sodo per tutto l'anno. Sì, è uno staff che è duramente provato perché siamo appena reduci dalla trasferta di Tortorito e dalle votazioni, da tutta una serie di iniziative che facciamo giorno dopo giorno, sperando che vengano gradite poi da chi ne usufruisce, sia i premiati che quelli che consultano il nostro portale o le nostre pagine social. Io direi di chiamare in causa un attimo anche Daniele Porcelli, che diciamo tra i protagonisti di tutto questo. Daniele, che dire, il sito continua a raccogliere visite e dobbiamo fare ancora di più. Ma dobbiamo fare di più, già ci siamo messi in movimento. Loro da una parte erano a Tortorito, di qua alla fine si lavorava praticamente, c'era l'altra parte di Mondo Pizzo.
avremo delle grosse novità soprattutto per quanto riguarda il campionato femminile e soprattutto per quanto riguarda i campionati giovanili. Saranno le nuove novità e forse le novità più importanti di questo portale per il prossimo anno. Li seguiremo non soltanto sul campo, ma li seguiremo anche con i social, con i nostri gruppi WhatsApp e quant'altro. Una grossa novità anche riguarda anche soprattutto il mondo delle riprese, perché avremo la possibilità con molti giovani che abbiamo già da questo momento messo in campo, già ci sono state l'ottima riuscita a Tortoreto con ben 4, quasi 5 troupe in attivo, stanno partendo anche altre troupe e con i tornei in giro spazi per il territorio pontino e non solo, perché ci stiamo spandendo anche proprio fuori dalla nostra regione. Quest'anno addirittura forse porteremo anche delle troupe a Riccione e nella zona quindi adriatica, e ci saranno anche queste novità perché riguarda soprattutto il mondo proprio giovanile, perché molti di questi giovani saranno in campo proprio con un progetto scolastico molto importante insieme al mondo futsal e all'università, che però valuteremo nel corso di questo anno. Grazie Daniele Porcelli. Insomma, questo esercito del mondo futsal è già schierato, ci vediamo all'ottava edizione. Sì, ci vediamo all'ottava edizione e alla nona stagione, sperando di migliorare di volta in volta. Diciamo, questa è la nostra ambizione. Io ringrazio in particolar modo te, che sei sempre presente e molte volte non vieni mai ringraziato perché fai gli onori di casa, e tutti i ragazzi che adesso non sono presenti ma sono presenti sempre dietro le quinte, che lavorano incessantemente, dai montatori agli speaker, a tutti quanti. Grazie e alla prossima stagione. Grazie Roberto Martini, grazie Daniele Porcelli, grazie a tutti voi, appuntamento dunque per l'ottavo Mondo Futsal Day. Buonasera a tutti.